Stai? Tutto bene, anche te mi sa, no? Sì, tutto a posto. E avevamo già parlato in altre puntate dello sciamanesimo andino, no? Però adesso volevamo un po' approfondire, no? Che dici? Approfondire su un po' più, andando un po' più al di dentro. Tipo, la prima domanda che ti volevo fare è sulla mesa andina. Che cos'è? E se ti è capitato di partecipare, di vedere, insomma, che ne pensi? Guarda, io sono proprio dalla corrente della Messa Andina perché quando ho iniziato questo percorso sciamanico, dal primo sciamano che sono andata, che si chiama Sensu Fiaio, lui era l'apprendista diretto dello sciamano più importante delle Ande qui in Ecuador, che si chiamava Taita Marcos, no? Taita Marcos Guerrero, il cognome era Guerrero, che vuol dire guerriero, no? Una coincidenza interessante. Allora, è un Yachak lui. Il Yachak qua nell'Ecuador, in Quichua vuol dire uomo di saggezza. Era molto rispettato. Lui ha vissuto più o meno fino al 98. Io intorno a quegli anni sono stata e ho imparato la limpia e la guarigione andina. E ho iniziato da lì, no? La messa andina che è un nome che si usa più in Perù, questo della messa andina. Qua lo chiamano la mesada o semplicemente l'altare, l'altare dove uno mette gli oggetti sacri. E sarebbe semplicemente una stoffa quasi sempre tessuta a mano, dove si mettono gli oggetti di potere. Poi questi, casomai, avvolgi questa stoffa. E ti puoi portare questi strumenti dove vuoi, no? Perché qui le persone che abitano in campagna sono persone semplici, quindi delle volte non hanno nemmeno un tavolino, hanno delle casette piccole di terra, col caminetto dentro, col tetto di paglia, dove stanno tranquilli perché la loro vita è all'aperto, non hanno bisogno di una casa sfiziosa perché qui la vita è sempre fuori, nella natura. Soprattutto tutte le persone che abitano nella natura, no? Nella campagna, nei paesi piccoli. Ovviamente la città è diversa, in tutte le città è diverso, ci vuole una casa come in Occidente, no? Però allora la cerimonia andina è una cerimonia che parte dal principio di aiutare l'altro, servire i membri della comunità. Il Yachak, lo sciamano, è una personaggio importante dentro della comunità, è rispettato dai membri della comunità. Però nel caso di, per esempio, Taita Marcos, chi è da chi ho ricevuto la saggezza, il permesso per poter guarire attraverso questo sistema tradizionale, lui era una persona super semplice. Aveva il suo poncho blu, i suoi sandali, il suo pantaloncino bianco, il suo cappelletto, la sua mesa con le cosette e nient'altro. E questo per me è un esempio grande perché nelle nuove correnti sciamaniche c'è un po' la contaminazione dell'ego spirituale, di chi appare di più come uno sciamano forse. Beh, ci sono diversi tipi di sciamani, delle volte anche un po' il sistema per attirare l'attenzione dei pazienti, no? Dicono, ah, questo è pieno di piume, allora sarà bravissimo, no? Ma Taita Marcos era proprio l'opposto, no? Gli sciamani che io ammiro di più in genere sono persone molto semplici, no? Che non si mettono decorazioni, semplicemente utilizzano strumenti che sono per la guarigione, no? Allora, com'è questa guarigione andina? Prima di tutto, beh, lo sciamanesimo si basa sull'utilizzo degli elementi della natura, come semplicemente il vento si può muovere con le piume di Condor, e questo vento simula il vento naturale che ripulisce l'aria e ripulisce l'energia. Ma come ti dicevo nell'altro video, il mondo della materia non è separato dal mondo energetico, dal mondo dello spirito e delle emozioni, è tutto interconnesso. Quindi se un medico
tradizionale ti guarisce di un cancro o di qualsiasi malattia attaccando al corpo, quindi attaccando al batterio, al virus, attaccando a quello che sta danneggiando il corpo, lo sciamano quello che fa è agire dal mondo energetico, dalla parte da lì, dal mondo spirituale. Perché? Perché anche un batterio ha la sua energia, un virus ce l'ha pure la sua energia, il cancro pure. Quindi è come andare all'origine della manifestazione fisica della malattia, da dove è venuta. Prima di tutto ci si abbassano le difese quando siamo tristi, quando entriamo in depressione, quando ci toccano le emozioni, allora ci viene la febbre, o dipende se ci arrabbiamo, no? Dipende dall'emozione. Ogni emozione ha una vibrazione. E lo sciamano riesce a percepire questo, ma non dal mondo della ragione, se no dal mondo dell'intuizione. Quindi cosa faceva Teta Marcos? Teta Marcos ti vedeva e capiva. E i bravi Yachak, i bravi sciamani delle Ande, ti vedono e capiscono. Poi ci sono diversi strumenti per vedere, perché non sempre lo sciamano ha la dote della veggenza totale, no? Tutti abbiamo un'intuizione, assolutamente tutti. Poi c'è chi la sviluppa di più, chi è nato con un'intuizione speciale che viene a essere veggenza, può essere sensitivo. E quindi però ci sono anche altri strumenti che aiutano alla mente a sconnettersi del pensiero quotidiano razionale che tende a trarre conclusioni dalle esperienze vissute. Quindi si utilizzano cose come, per esempio, pure si utilizzano anche in Sud Italia, si utilizza l'uovo, no? Allora, ci sono delle curanderas che utilizzano l'uovo. Il Teta Marcos utilizzava la candela, o utilizzava il tabacco, per leggere il tabacco, per vedere e capire, o semplicemente guardando, no? La candela, per esempio, è uno strumento interessante, anche se fatta di paraffina, perché alla fine, anche se viene dal petrolio, è interessante capire che ogni cosa ha la sua energia, ha la sua proprietà, anche se è stata manipolata dall'essere umano. Io all'inizio avevo un po' di dubbio, no? Quando ero ragazzina che andavo dallo sciamano e mi dicevo: guarda, si prende questa candela, ti fai la pulizia energetica, dopo devi guardare la candela, interpretare, e questo ti pulisce l'energia. Immediatamente è arrivato il pensiero razionale occidentale, diceva: ma una candela di paraffina? Cioè, che ti fa una candela di paraffina? Dicevo: boh, facciamolo, perché lo dice uno sciamano, così. Ma poi, in una cerimonia di San Pedro, a Wakoya, ho fatto questo della candela e ho guardato la candela, ho visto che questa candela veramente aveva assorbito la mia energia, e siccome te la passi nel corpo in disordine, io potevo vedere il mio corpo in disordine intorno a questa candela e come si ripulivano i problemi che io avevo, li vedevo riflessi nella candela, e ho visto che veramente funziona, che non è solamente una cosa così a caso, no? Sono cose che gli sciamani o i veggenti sono arrivati a scoprire attraverso i sogni, attraverso le visioni, e che hanno un significato, che non è solo un significato simbolico, non è solo l'effetto placebo che tu guardi la candela e credi che ti pulisce, allora la luce influenza a livello inconscio, no, è proprio reale, è proprio un'azione fisica nel tuo campo energetico. Quindi il mio approccio è stato così vero, così vivido, così bello, che mi è rimasto impresso nell'anima, è qualcosa che ormai forma parte della mia vita. E il cammino del Teta Marcos è un cammino diverso, ad esempio la chiesa nativa di Tlaxcalan, dove e c'è una gerarchia, dove c'è il capo dei capi, i sudditi, è un po' come una cosa un po' piramidale. Io rispetto ogni via, ogni cammino, basta che gli integranti di questa via, di questo cammino, abbiano l'umiltà, che è il primo ingrediente, no? Perché se avete letto i libri di Carlos Castaneda, Don Juan, la prima cosa che dice è: il primo nemico del guerriero è la conoscenza, è il sapere. Perché quando tu arrivi ad avere gli strumenti della conoscenza, del sapere come fare, è lì che vieni messo alla prova. Da solo ti metti alla prova, l'universo, la vita, come vuoi chiamarlo. Certo. È lì dove tu
puoi veramente dimostrare se sei una persona che vuoi servire gli altri o vuoi far vedere quanto sei figo, quanto sei potente, quanto sei sciamano. E lì il problema di qualsiasi via, di qualsiasi cammino, di qualsiasi cosa, anche se vuoi fare il muratore, quello che è nella vita, no? Se tu hai un ego enorme, tu vai con questo ego enorme, sei pesante con questo ego enorme. La prima cosa per me è avere l'umiltà per capire che uno sta al servizio dei fratelli, che non siamo né più né meno di nessuno. L'umiltà non vuol dire passare la testa, l'umiltà vuol dire guardare di fronte e capire che tutti siamo uguali. Ma non siamo con lo stampi tutti uguali, ho capito che magari c'è una che canta meglio di me, una che dipinge meglio di me, una che sa cucinare meglio di me, sì, però quello non vuol dire che è meglio di me. Ognuno ha il suo percorso, ognuno sta nel suo livello di apprendistato. Quindi bisogna rispettare ogni essere umano, per più strano e diverso che lo vediamo da noi. Rispettare non vuol dire che uno per forza deve condividere, no? Però è il rispetto prima di ogni cosa. Questo a me è quello che mi attira molto di sciamani come il Taita Marcos, che erano semplici. Questo non vuol dire che tutti i Taitas e gli Achak siano semplici, no? Ci sta sempre... E bisogna stare anche un po' attenti a scegliere, e non solo, se no attenti a divinizzare. Perché anche se uno sciamano, una curandera, non vuol dire che sono Gesù Cristo in terra, sono esseri umani. Delle volte ho visto dei sciamani che si innamorano di tutte le loro le pazienti o allievi, allora bisogna stare un attimo attenti, no? Perché ci provano, però quello non vuol dire che magari non so fare una linfa, non vuol dire che magari se lui ti ricetta una pianta medicinale non funziona, funziona. Poi c'è la sua vita individuale, la sua personalità, no? I suoi difetti, le sue ombre, che bisogna mettere da parte e prendere il buono di ogni taita, sciamano, yaccia, quello che è. E ritorno al Taita Marcos, perché il Taita Marcos, come tutti i sciamani andini, lavorano individualmente. Allora è come quando uno va al dottore, non è che va in gruppo 20 persone al dottore, no, cioè vai tu da solo, casomai con la compagna, con la mamma, che ti accompagna, non so, vai una, due persone, tre massimo, no? Che uno aspetta di fuori, così. E il Taita ti fa proprio una consulta, è come una consulta medica, ti vede e accende una candelina allo spirito, ti dà una candelina per te. Poi si accende questa candelina, ti legge la candela, o se è veggente te lo legge direttamente guardandoti negli occhi. C'era una curandera, la Vennadita, che ho parlato in un altro video, lo stesso, lei da 20 metri di distanza, ma ancora arrivata a casa sua, non avevi manco detto buongiorno, e già ti diceva quello che c'aveva. Dice, eccola qua, viene con questo e quell'altro. Dico, vabbè, questo sa tutto anche prima che arrivo. E delle volte succede, a me è successo lo stesso, che delle volte mi scrivono e immediatamente so già chi succede a questa persona. Non è che avviene sempre, no? Però sono intuizioni che a volte vengono e che ci aiutano a capire il paziente, la persona che viene da noi a chiederci aiuto, no? Anche l'apertura della persona e la connessione energetica che si crea, no? Perché ci sono persone aperte, che vogliono condividere, persone che hanno paura, che hanno chiusura, che è più difficile accedere, no? Perché non permettono che ci sia questo scambio energetico, che c'è sempre. Allora il Taita Marcos, quando tu arrivavi alla sua consulta, la persona più semplice del mondo, se aveva qualche osservazione da fare te la faceva. Ad esempio c'è la storia che ho sentito poco fa di un signore che era andato dal Taita Marcos, e aveva portato i suoi oggetti di potere, tra questi oggetti di potere aveva portato un teschio umano vero che aveva trovato non so dove, in una scavazione, era un teschio antico. E il Taita Marcos immediatamente ha detto no, tu non puoi stare qui con quel teschio, o porti via il teschio o devi andare tu via col teschio, perché stai portando lo spirito di questo teschio e non voglio che vengano spiriti qui adesso, no? Era una persona che vedeva subito le cose. E il Taita Marcos lavorava con una pianta che si chiama Marco. È una famiglia
dell'assenzio, un artemisoide. E questa pianta può essere utilizzata solo dallo sciamano, e se lo sciamano la passa a un altro apprendista e questo apprendista la passa, si può utilizzare in cerimonia per la pulizia energetica solo in questo modo. E questa pianta il Teta Marcos l'ha passata al Celso e il Celso l'ha passata a me. È veramente una pianta con cui ho connesso molto e ho molta affinità energetica con questa pianta, anche con altre, no? Come l'ortica o la ruta. E questa pianta lui la utilizzava come facendo una scopa, no? Qua i sciamani delle Ande fanno una scopa di piante. E con questa scopa di piante ti puliscono l'energia, come una saponetta, no? Come una scopa, come un pettine che ti raccoglie l'energia di troppo, l'energia organica morta, che si direbbe, no? In termini scientifici, che non vibra alto, sono energie più dense, più cose nere, a volte verde brutto, verde sporco, rosso sporco, no? Il rosso sporco c'ha a che vedere con l'odio, con la rabbia, con la rabbia forte. E le piante, come la candela, come l'uovo o come altri oggetti, assorbono questa energia, no? E uno si rinnova. Allora lui utilizzava questo, prima la metteva nell'alcol, può essere distillato di canna, e lo accendeva. Allora questo prendeva fuoco e ti passava il fuoco prima intorno, no? Il fuoco brucia tutto quello che non a livello energetico ripulisce. Dopo si spegne questo fuoco, rimane la pianta di Marco spenta e con questo si pulisce tutto il corpo. Ma io ti dico, è una sensazione che io non lo so, io l'ho provata solo qui nelle Ande, cioè quando uno sciamano ti fa una pulizia energetica con le piante è una sensazione, non lo so, fantastica, come se rinascessi, non lo so, l'energia, come se ritorni in te, come ritorni a essere te stesso, non hai più quelle paure, quelle timidezze, quelle insicurezze, incominci a vedersi più chiaro, gli occhi diventano più chiari. È veramente per me un'esperienza incredibile e potrei parlare 3 ore di tutto quello che avviene, no? In una di queste pulizie sciamaniche. Adesso Sergio, dimmi pure, che mi volevi dire? No, niente, che comunque lì è molto il popolo usa queste cose, insomma, molto di più che in Occidente, no? Sono delle pratiche ancora che funzionano lì da voi. Sì, sai che sono delle pratiche che sono ancora, per fortuna, rimaste come una pratica importante che tutti fanno. Anche se non tutti, no? Perché non tutti amano questo. Ma molte, molte persone, ma vedi che ne so, un avvocato, una signora che va a lavorare in banca, cioè tutti, è incredibile, anche se vanno a messa, cioè escono dalla messa e poi vanno dallo sciamano a farsi il bagno, a farsi la pulizia energetica. E avviene spesso anche che le persone, quando hanno malattie gravi e vanno all'ospedale, vanno al medico occidentale, non trovano la guarigione, non riescono a uscire da questa malattia, finiscono sempre per andare dallo sciamano, dal curandero, dalla curandera, minimo. O lo fanno insieme, vanno dal medico, poi la fanno l'Olimpia sciamanica, poi tornano al medico, poi ritornano l'Olimpia sciamanica. E c'è gente che guarisce di più con l'Olimpia sciamanica che col medico, o viceversa, perché dipende. Come ti dicevo, delle volte è talmente difficile attaccare dal punto energetico che la persona c'ha bisogno della medicina. Il problema è che anche se guarisce momentaneamente, il più delle volte ricade, quando non risolve l'origine emotivo. Perché tutte le malattie, tutte, sono psicosomatiche. No, che dice ereditario? Ho capito, ma hai ereditato il carattere di tuo padre, quindi se ti incazzi, scusa il francese, come tuo padre, è normale che erediti i problemi del fegato di tuo padre, no? O la pressione alta,
eccetera, no? Sono cose che hanno a che vedere con la nostra personalità, con il modo di affrontare la vita, quindi si crea uno squilibrio psicofisico. Sì, in Occidente forse abbiamo esagerato da quell'altro punto di vista, abbiamo eliminato tutta la parte più, diciamo, magica, più, come dici te, invece si sono buttati tutti nella razionalità, però dopo non va bene, bisogna, cioè, 100 anni fa anche da noi delle cose ancora si facevano e probabilmente funzionavano, insomma, bisogna trovare un equilibrio, no? Funziona, sì, no, l'equilibrio ci vuole, cioè voglio dire, se fai un incidente stradale, è giusto che vai all'ospedale, insomma, che ti mettono a posto, no? Se hai fatto un incidente, però, insomma, queste guarigioni che fanno gli sciamani sono interessanti perché lavorano su altri approcci, insomma, su altri punti. Guarda, io ti volevo dire una cosa riguardo questi incidenti. Ci rompiamo il braccio e i medici della medicina cinese, la medicina orientale, dicono: guarda, gli occidentali sono bravissimi per ricostruirti quando te rompi. E questo è fantastico. Io sono, ammiro i chirurghi, no? Che riattaccano i nervi, che riattaccano le ossa e lo fanno in un modo come artisti, no? E questa è una bella cosa, è una cosa che sì, è importante. Non bisogna negare, dire no, io vado allo sciamano, mi sono rotto il braccio. Cioè, sì, lo sciamano ti mette a posto. Però se vai da qualcuno che l'ha fatto tante volte, ti apre, fa bene. Cioè, però, che succede lì? Che lo sciamanesimo in quel caso aiuta a capire perché ti è venuto l'accidente. Incidente, che è successo? Che è successo prima? Con chi stavi arrabbiato? Che cosa hai detto? Hai detto mi voglio morire? Non lo devi dire. Delle volte lo diciamo così perché siamo tristi e ci viene spontaneo, mi voglio morire, non lo devi dire. Perché se lo stai a dire veramente può succedere. E delle volte ti viene semplicemente lo sveglio mammocci che ti dice: oh, vuoi vivere o morire? Stacci attento, prendi coscienza. Perché sennò veramente succede qualcosa. Oppure non stavi attento, stavi con la testa fra le nuvole, cioè c'è un'analisi che uno può fare con o senza lo sciamano. E lo sciamano quello che fa dopo è, per esempio, con piante o con pulizia energetica, ti aiuta alla recuperazione dopo che sei andato dal medico. Adesso sarebbe meraviglioso che ci fossero ospedali dove ci sta sia il guaritore spirituale, che può essere sciamano, veggente, quello che ti pare, e allo stesso tempo la cura tradizionale, no? Quindi lì veramente avviene una guarigione a livello molto più profondo. Purtroppo adesso c'è un po' il facilismo, no? Che dici, c'è una depressione, Xanax, così non senti niente, t'anestetiti e è finito. Però dopo non c'è una guarigione, no? E rimanere in quella zona di comfort, in quella zona comoda dove più la pasticca mi passa questo, però dopo ti fa male quell'altro, dopo ti fa male su, per giù, che è il buco nello stomaco, che intossicazioni al fegato. Quindi sì, bisogna pensare veramente, meditare bene. Allora, me lo prendo l'antibiotico ogni volta che mi fa male la gola? No, bisogna un po' anche investigare, un po' capire, cioè che pasticche, da dove vengono le pasticche, vengono da un'industria farmaceutica che si sta riempiendo le tasche con la sua Infatti, malattia. veramente. Attento. Invece, non so se lo sai, no? Mi è venuta adesso in mente una domanda. L'alimentazione, no? Che è pure molto, diciamo, sulla salute è importante. Cioè, da come hai parlato, questi popoli sono molto semplici, perciò sicuramente anticamente facevano un'alimentazione umile, sana, no? Semplice. Oppure lì adesso si inizia a mangiare tutte schifezze. Vabbè, ovunque nel pianeta, ma di solito Gli i sciamani come mangiano? paesi più latini
se vai in campagna si mangia sempre bene, no? Poi sì, ho visto che ci sono persino indigeni che chiappano la Coca-Cola o mangiano troppe patatine fritte, cioè dopo un attimo si dimenticano, no? Perché vengono contaminati dalla pubblicità, siccome in genere i contadini sono persone più ingenue, più connesse con il fare che con il pensare, e che non sono meno, no? Un altro tipo di intelligenza più istintiva, più pratica. Sono persone che sono facilmente influenzabili dalla televisione, ad esempio, no? Dalle mode. Quindi sì, c'è una rieducazione degli indigeni che invece sono un po' più coscienti e che si rendono conto anche attraverso la stessa intuizione che è sbagliato, no? Ripizzarsi di Coca-Cola e prendere lo zucchero invece del miele di canna e così via, no? Per fortuna in Italia si mangia ancora bene, poi dipende, no? Ho visto gente in campagna che mangia da Dio, che mangia le verdure dell'orto coltivate senza concimi, senza pesticidi, e invece che c'è gente che magari anche stando in campagna mangia un po' così, no? È un equilibrio, ma la cosa più importante è stare in pace. È inutile che diventi vegano e mangi tutto super biologico, se smadoni o se soffri mentre mangi. Perché poi è importante, allora tutto connesso, assolutamente tutto è connesso, no? Il problema, il maggior problema di, ad esempio, essere carnivoro non è tanto la carne in sé, perché dipende dall'organismo, ma la sofferenza che subisce l'animale. Non è lo stesso mangiare una carne di un bufalo cacciato con amore o un animale che si è stato sacrificato perché stava soffrendo, non so, si è rotto una zampa, lo sacrifichi, te lo mangi. Non è lo stesso che un mega allevamento dove gli animali soffrono prima di tutto, poi sono alimentati pessimamente in condizioni terribili e crudeli, in scatole di cemento, scatole di metallo. Cioè, che te mangi lì? Dopo te mangi pura sofferenza, pura ignoranza, pura contaminazione. Quindi bisogna stare attenti all'origine di dove vengono gli alimenti e l'energia che viene con quegli alimenti. Esatto. Difatti, non so se hai sentito Sadhguru, quel guru famoso dell'India, delle volte dice le cose interessanti, e parlava di sua madre che lei andava a fare la spesa e non lasciava che la venditrice prendesse la frutta con le mani, perché gli passava la sua energia. Quindi dice, no, me la piglio io, no? Direttamente. Perché sì, guarda, una volta un amico mi ha passato una pietra che stava sul tavolino, mi ha detto, e quando me l'ha passata, io in quel momento ho visto che questa pietra celeste è diventata marrone, macchiata. L'ho presa sulle mani, mi ha fatto male la mano, e ho visto sua madre, problemi metabolici, sofferenza. Io ho domandato, senti, è tua mamma? Dice, mia madre è morta di un problema della tiroide. Dico, cacchio, perché l'ho sentito adesso. Mi dice, sì, ci ho sofferto tanto. Quindi lui ha passato l'informazione. Ovviamente ci sono delle cose che assorbono più delle altre. No? I cristalli hanno silicio, sono registratori automatici praticamente. Registrano tutte le informazioni tutto il tempo. Però anche la frutta, anche le uova, anche la carne. Infatti io una volta, siccome sono un po' sensibile, io queste cose le sento. Quindi è anche importante dove vai a mangiare. Io sono andata a mangiare una minestrina in un posto, no? C'erano i pranzi, c'era la minestrina, primo piatto, mi passa sta minestrina, io stavo felice, contenta. Inizio a mangiare sta minestrina e a ogni cucchiaio che mangiavo mi incazzavo. Dicevo, ma perché mi sto arrabbiando? Ma che c'entra la minestra? A un certo punto ho sentito uno strillo che veniva dalla cucina, ho detto, ho capito. Dico, sta signora sta incazzata nera, non ce la fa più, e ha cucinato sta minestra smadonnando, e me l'ha servita, io mi stavo a mangiare tutte le sue cose, capito? Ma però se non sono affini a te vanno via, non è che rimangono, certo. Rimane contaminato per sempre. Bisogna essere coscienti, non so, bevo un bicchiere d'acqua, vado a farmi una passeggiata, mi faccio la doccia o mi vado in una cascata o vado al mare.
Il mare, ad esempio, è meraviglioso per pulire l'energia. Adesso che state, no, approfittate anche solo per farlo per energeticamente. Entrate dentro al mare con l'intenzione, no, parlando anche con lo spirito dell'acqua, perché l'acqua è viva, tutto è vivo nell'universo, tutto, un sasso, un pezzo di metallo, ovviamente non ha vita organica, un altro tipo di vita, un altro tipo di coscienza che noi non possiamo capire. Però attraverso l'energia noi possiamo comunicare, no? Non a parole, magari utilizziamo parole per concentrarsi, però l'entità, lo spirito energetico dell'elemento percepisce e c'è un intercambio, come quando abbraccio un albero. Quindi andare al mare, l'acqua pulisce l'energia e ci pulisce tutte queste cose che non ci appartengono, no? Che vengono vicino di casa, da quello che ci ha dato i soldi sulle mani, eccetera, eccetera, eccetera. La pulizia non è solo fisica, è anche energetica. È molto bello poi imparare, ad esempio, dalle culture native latinoamericane, che sono culture molto pulite. Quando sono venuti gli spagnoli qua in America, ci sono dei scritti che proprio descrivono quant'erano zozzi sti spagnoli, che poi si ammalavano sempre, perché erano zozzi, ma non erano solo zozzi fisicamente, energeticamente. Invece gli indiani qua si fanno il bagno tutti i giorni, e ogni tanto si fanno i bagni con le erbe, che io ricetto spesso ai pazienti. Che è importante, non solo la pulizia fisica, ma la pulizia totale di corpo, anima e spirito. Ecco, fino a qui credo che ho dato molte informazioni. Che ti volevo mandare? Grazie, e niente. E poi, logicamente, dopo una pulizia, dopo queste pratiche, deve sempre tentare di migliorarsi, no? Perché sennò deve andare tutti i giorni dallo sciamano. Quanto dura una pulizia, più o meno? Quanto può durare? Guarda, dipende. Delle volte ti puoi sporcare subito, no? Che ne so, esci da lì, non dai retta, ti ubriachi. Vai a sbattere e ti portano in galera, cioè è finito. È contaminato a mille cose. Quindi dipende se vivi in campagna, se stai tranquillo da solo, se sei in contatto con gatti, con animali, in genere, no? C'è uno scambio, c'è una pulizia, il vento, come dicevo, la pioggia. Delle volte non usiamo l'ombrello, meglio non usarlo, non usare le scarpe di gomma, andare scalzo nel prato e prendere un po' di pioggia, basta che non ti abbia il raffreddore, no? Però se finché resisti, perché il contatto con la natura è quello che ti ripulisce, no? Allora, perché la gente si domanderà, e come facevano gli antichi che non c'era uno sciamano? In realtà sempre c'era nella tribù o nel clan o quello che era, c'era chi sapeva pulire l'energia con determinati alimenti, che possono essere per esempio il fumo d'incenso. Poi si utilizza il palo santo o il copal, che è una resina. Il copal c'è pure in Italia. In Italia c'è la resina di pino, gli aghi di pino o il rosmarino, no? Il fumo disinfetta l'aria, o in India che bruciano la cacca di vacca, disinfetta l'aria dai microbi e disinfetta energeticamente. Per quello si utilizza il fumo, non è una cosa spirituale scaramantica, è proprio una cosa che fisicamente pulisce i microbi e l'energia. Quindi se uno sa queste cose, se uno sa che è meglio delle volte lasciare le scarpe fuori casa se hai camminato in posti un po' in un ospedale, che ne so, no? Poi dai una pulita, anche una disinfettata, non tanto dall'istinto ipocondriaco, ma dalla coscienza che sì, cioè sono andata in questo posto, è meglio, o lavo i vestiti, si possono lavare i vestiti con l'aceto, col sale. Il sale è un elemento fantastico per pulire l'energia, per quello dico andare al mare, anche stare sdraiati sulla sabbia. Cioè, ci sono mille modi per ripulire l'energia. Le persone che sono gli alpinisti, ad esempio, gli alpinisti ripuliscono la loro energia in un modo meraviglioso, perché l'aria pulita, l'altitudine, il vento, la montagna, no? Il potere della montagna. E questo è qualcosa che, ad esempio, gli Yachak, gli sciamani di tutte le Ande, da Perù all'Ecuador in Colombia, utilizzano molto. Loro prendono pietre nere, questo forma parte anche della mesa, no? Dell'altare,
E questo è perché le pietre nere hanno un potere speciale. Sono pietre molto potenti per assorbire l'energia negativa. Quindi sono tipo delle mega saponette. Sono super positive. Poi ogni pietra ha le sue proprietà specifiche, come l'ossidiana, ad esempio, no? Che ti connette con il centro della terra, con le radici fino al cuore della terra. Ti radica fortemente. Io lo uso molto, la mia pietra. Allora c'è un nesso potente con le montagne, si portano queste pietre, ci può essere la pietra della montagna Imbabura, del Cotacachi o del Cotopaxi, dove ogni pietra porta l'energia della montagna, quindi ti connette con lo spirito della montagna, perché la montagna ha anche il suo spirito, no? E questo spirito appoggia i suoi figli, coloro che sono nati nelle valli della montagna, e tengono queste pietre nell'altare e le utilizzano lo stesso nella guarigione per assorbire l'energia negativa e aiutarti a recuperarti. Se noi sappiamo queste cose, possiamo avere la nostra pietra, possiamo avere il nostro incenso, possiamo avere l'abitudine di andare in campagna a abbracciare un albero, semplicemente andare in montagna. Perché io conosco persone che non gli piacciono queste sciamaniche, dicono no, ma non è che lo posso obbligare, oh, devi andare alla sciamana perché se no te no. Però vedi che cosa si avvicina di più al suo stile di vita. Allora dice: ti piace la montagna? Vai in montagna, ma fallo il più spesso possibile. Ti piace il mare? Vai al mare, fatti il bagno. Se sei surfista, approfitta, no? Così un po' cose spontanee, naturali. Fare il fuoco, no? Il fumo del fuoco, per esempio, fa tanto bene. Non so se ti sei accorto, quando uno accende il fuoco, già ti piglia bene, già ti senti carico, senti il calore, senti come famiglia, no? La sensazione della famiglia, anche a livello inconscio funziona. Sì, dai, tutte cose molto interessanti da approfondire, da iniziare a provare. Tu fai anche guarigioni online o no? Quello è visto. Guarda, la guarigione non ha limite del tempo né dello spazio, però la pulizia sciamanica che ho imparato dalla linea Altata Marcos, con le piante, le pietre e la soffiata, perché si utilizza, poi io faccio qua, c'ho la mia bottiglia con il distillato di canna e delle piante, no? Si prende e si soffia, no? Questo alcol disinfetta il corpo, disinfetta l'energia. Io è qualcosa che realmente lo farò di persona, ma io sarò a settembre, sarò in Italia. Sarò in vari posti, sarò anche vicino Roma. Prima, ancora non so esattamente che giro farò, però posso andare in vari posti. Ho dei progetti che ancora non posso rivelare perché sono segreti. Va bene. Qualche giro, quindi se qualcuno ti vuole iscrivere, ti iscrive, eh? Dai. Se qualcuno ti vuole iscrivere, dopo ti iscrive. Mi possono contattare, possono riservare. Sì, dopo scriviamo online. Sotto. Online realizzo le regressioni al passato, ad altre vite, con la guarigione energetica e spirituale insieme alla persona. Lo stesso funziona, un altro metodo, perché ci sono vari metodi, no? Sì, quello che abbiamo parlato. Altro il video scorso, no? Quello che abbiamo parlato il video scorso. Sì. Lo stesso la lettura con le bambole, che servono per aspetti mentali, per prendere decisioni, risolvere i dubbi, capire quello che non vediamo, no? Riuscire a leggere la mente inconscia. Quello faccio online. E di persona la pulizia sciamanica la preferisco. Però posso dare anche consigli perché la persona si faccia la pulizia da sola, perché io ho imparato con una mammita la venalita delle pulizie, con un'altra mammita ho imparato i bagni, e i bagni li possiamo fare noi a casa, no? Sono dei bagni, si fa prima il bagno della pulizia energetica, poi si fa il bagno dell'addolcimento, dove si utilizzano piante dolci che ci danno quella dolcezza energetica, diciamo. Queste cose si le posso consigliare. E per finire, che possiamo dire? Vuoi raccontare qualcosa
se ti è capitato qualche aneddoto con qualche sciamano, tipo con qualcosa di Marcos Guerrero. Guarda, una cosa mia intima, potente, che mi è successa poco fa. Io avevo, come ti dicevo, iniziato questo percorso intorno ai 17 anni, però ho sempre guardato intorno ai vari sistemi, alle varie linee, e dicevo, ma qual è la mia strada? E non molto tempo fa ho preso il San Pedro, leggero, e sono andata a dormire. E nel sonno mi ha parlato il Taita Marcos. E mi ha detto, guarda che tu c'hai la mia benedizione. Io mi sono svegliata di soprassalto, ho detto, wow, c'ho la benedizione del Taita Marcos. Dico, come coglioni? Taita Marcos. Se li portava con la carriola, del gergo, cioè, quindi un attimo ho detto, cavoli, ma perché sto dubitando? Ma perché sto dubitando di fare quello che faccio? Se c'ho la benedizione del Marco, però il mio dubbio era perché quando io facevo le guarigioni sciamaniche, mi succedeva, come ho parlato in un altro video, che mi rimbalzava l'energia, e quindi io come una spugna pungevo da pietra o da uovo e assorbivo l'energia della persona, dopo stavo male io. Quindi se la persona era triste, incominciavo a stare triste, se la persona aveva la nausea, io avevo la nausea, tutto mi succedeva a me. Quindi ero un attimo stufa e spaventata, ho detto, ma non sarà che non lo sto a fare bene, ho bisogno di protezione, ho bisogno di una protezione, non posso essere una spugna che fuccio tutta l'energia dopo sto male, non è giusto, cioè, adoro aiutare le persone, ma perché devo star male dopo, no? E allora lui mi ha detto, cocca mia, ma me lo dovevi chiedere a me le protezioni, me lo dovevi chiedere a me. Io dicevo, no, grazie, perché non sapevo chi chiedere queste protezioni. Adesso non posso parlare delle protezioni che mi ha dato e non posso parlare di quello che mi ha detto di fare per attivare questo, però l'ho fatto. Ho chiuso questo cerchio dove c'era questa, Hai com'è, vinto delle paure, insomma. interferenza. E adesso per quello ho anche deciso di fare questo video con te, di comunicare questo anche per la gioia che ho sentito, no? Di questo rinnovamento, questa presenza guerriera potente nella mia vita, ecco. Bene, allora Daniela, ti ringrazio, ti ringraziamo tutti sicuramente e metteremo sotto il video i tuoi recapiti se qualcuno ti vuole contattare. E forse ci vedremo in Italia allora, se non ci Ma sentiamo prima, dai. certamente ci vedremo, certamente. Grazie. Grazie a te, Sergio, un abbraccio grande. Grazie, ciao. Ciao, ciao.